people say a man is made out of mud. Ma i vitalizi non esistono, quindi diciamo noi siamo da 200 Firenze, allora non lo so, noi siamo da due giorni discutendo di una cosa che non c'è. Il grillino, il populista. Ma non lo so, votare prima consente anche di sottrarre questo argomento falso, diciamo, ai nostri avversari. Renzi mi ha posto un tema che c'è, credo che non ci debba essere polemiche inutili. Le polemiche ci sono state, come invece votiamo subito prima che scattino i vitalizi. L'SMS di Matteo Renzi e la trasmissione di martedì scatena un putiferio nel PD, un'uscita che fa imbestialire tutti, anche fedelissimi renziani. Io quello che dovevo dire l'ho scritto, direi. Ma che era una stronzata questa storia dei vitalizi. Renzi fa bene a sollevare un tema che se chiede in giro, ahimè c'è, però noi lo dobbiamo anche risolvere, cancelliamoli, no? Noi abbiamo voluto chiarire che i vitalizi non ci sono più, non ci sono più per la nuova generazione, e se vogliamo cambiare quelli per la vecchia ci sono le proposte di legge già depositate in prima commissione. Non so perché ha detto questo, penso sia nervoso, per questo forse sarebbe meglio fare un congresso così, anziché parlare di queste sciocchezze. Evitiamo di far populismo, mettiamo a posto i problemi del paese. Renzi è un grande demagogo e un grande populista. Non sono più vitalizi, scattano a 65 anni e usufruiamo del metodo contributivo di cui usufruiscono tutti i cittadini che versano i contributi. Dal 2011 le pensioni d'oro non esistono più. I parlamentari al primo mandato il 15 settembre, con 4 anni, 6 mesi e un giorno di lavoro, otterranno una pensione di 980 euro al mese netti. Nulla a che vedere con i ricchi vitalizi di un tempo, ma pur sempre un privilegio rispetto ai comuni lavoratori. Nessun cittadino italiano, dopo 5 anni di contributi versati, prende una pensione garantita. Io credo che anche i parlamentari dovrebbero sottostare alle leggi nazionali, quindi alla legge Fornero in questo caso. Per le opposizioni Renzi non ha fatto nulla in 3 anni e ora specula sul tema. Agita questo argomento perché, fallita la rottamazione, sconfitto nel referendum, si illude di cavalcare temi anticasta. Le proposte in Parlamento per equiparare politici e cittadini sono diverse, tra cui quella di Richetti. Ma il punto non sono gli attuali parlamentari, stiamo pagando milioni di euro a chi in Parlamento c'è stato un giorno, una settimana. Con la mia legge si applica il contributivo a tutti, invece che fare polemica. Diciamo una legislatura per contrastare le ingiustizie. Butad politica, noi abbiamo fatto 1000 proposte, se gli tocchi il loro portafoglio impazziscono, il suo partito credo che gli sia esploso in mano. Gli sta scoppiando il partito in mano. Direi proprio.